Discorso che ormai il PSR è ormai del tutto esaurito. Resta lo strumento del GAL che in realtà replica quelli che sono i bandi, una parte dei bandi che la Regione ha messo in campo, quindi davvero sono le ultime opportunità, le ultime occasioni di questa programmazione 2014-2020 legate ai territori che fanno parte dei GAL, quindi con bandi legati segnatamente a territori specifici, molto più ridotti, con istruttori che si fanno in loco, quindi i GAL hanno scelto una parte di misure che sono più legate alle esigenze del territorio, quindi ultime chance, ultime occasioni per chi non ha saputo, non ha voluto, non ha avuto il coraggio prima. Ci auguriamo che si possa completare con i circa 7 milioni di euro che sono in dotazione al GAL Casa Castra le esigenze di giovani imprenditori. Ecco, chi può aderire, chi può approfittare di questa occasione? Dipende dai bandi che il GAL Casa Castra ha voluto aprire. Io credo che sono un paio forse. Sicuramente la misura delle attività extraagricole, il pacchetto giovane e poi delle misure che sono legate anche al pubblico, perché i GAL sappiamo benissimo sono un soggetto costituito dal pubblico e dal privato, quindi una serie di opportunità che riguardano anche i comuni. Sì, i GAL sono ormai strumenti di sviluppo locale, sono una specie di agenzie di sviluppo locale, quindi questo è lo spirito con il quale vanno vissuti, perché hanno una caratteristica importante, mettono insieme investimenti privati e investimenti pubblici. In particolare questo GAL così finanziato pare che dedichi gran parte delle risorse agli investimenti privati, dei primi insediamenti in agricoltura, ad altre misure che non sono nuove ma sono importanti. Tra l'altro hanno in continuità anche con politiche governative degli anni scorsi che su questo hanno investito, quindi sono credo tra le prime risorse operative che la Regione mette a disposizione, quindi almeno sono un passo in avanti e speriamo che possano produrre sviluppo. In passato questo è avvenuto, perché una delle cose positive che questo territorio vanta è una rete di piccole aziende agricole che anche attraverso questi strumenti è nata, si è finanziata, si è rigenerata, quindi credo che questo sia uno degli aspetti positivi degli investimenti europei sul nostro territorio. Gli strumenti ci sono, dobbiamo approfittare. Sì, soprattutto bisogna spendere le risorse, quindi questo è uno strumento che diventa operativo con le risorse a disposizione, quindi speriamo che avvenga anche con altri tipi di investimenti, però questa è un'opportunità che ovviamente il territorio adesso deve cogliere, come ha fatto anche in parte negli anni passati, perché dicevo la rete di piccole aziende in questo territorio è cresciuta e questo è un segnale positivo.